alzare leggermente e il banco invece me lo tiri giù. Ave Cesare! Ave... L'unico sopravvissuto, signore! Ah, rovesciatelo per terra. Eh? Rovesciatelo per terra! Ah! Allora, come ti chiami, Giudeo? Brian, signore. Brian? Eh? No, no, Brian. Ai! Il delinquentello ha coraggio. Ma che cosa? Coraggio. Sì, sì, ha covato. No, dico, è coraggioso. Spavaldo, direi quasi. Il momento. Oh, verso le 11, signore. È così. Hai usato un'illusione. Una che, signore? Percuotilo, centurione, molto rudemente. No! Oh, scusi, lo rovescio per terra? Come? Dico, lo rovescio per terra? Oh, sì, sì, per favore. No! Allora, Giudeo Marramaldo. Io non sono giudeo, sono un romano. Un romano? No, no, un romano. Ah! Oh. Tuo padre era un romano? E chi era? Era un centurione della guarnigione di Gerusalemme, signore. Sul serio? E come si chiamava? Mincius Maximus. C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione? Ma no, signore. Mi sembri molto sicuro. Hai controllato? Beh, no, signore. È un soprannome, signore. Come Muzius Semus o Marco Pisellonio. C'è da ridere su Marco Pisellonio. È un nome inventato, signore. Io ho un caro amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Silenzio! Cos'è questa insolenza? Tu ti troverai alla scuola dei gladiatori molto presto se insisti a fare così. Scusi, io posso andare? Quando lo racconto a Marco Pisellonio. Ancora? Portatelo via! Ma signore, no, solo... No, no, lo voglio battersi contro animali feroci e rabbiosi entro domani! Sì, signore, vieni tu! Io non permetto che i miei amici vengano di visita, un soldato semplice! Qualcun altro è in vena di... risatine... quando nomino il mio amico. Marco. Pisellonio. Beh, sentiamo te. Lo trovi risibile. Quando dico il nome... Marco. Pisellonio. Ha una moglie, cosa credi? E lo sai come si chiama? Si chiama incontinenza. Incontinenza deletana. Silenzio! Cos'è questa storia? È abbastanza chiaro! Ordine, voi belli di fai bravi! Silenzio! Silenzio! Capo dei centurioni! Prendetelo! Prendetelo, tappiatevi il naso e prendetevelo!